Allora, a Mileto, proprio in occasione delle giornate FAI, ho presentato il modello di una grande scultura da realizzare lì nel parco archeologico. In effetti è un'idea che è nata in un'occasione particolare. L'avvocato Domenico Sodace stava presentando il suo libro E tempo di felicità, e proprio lì al parco archeologico di Mileto, e mi fa: perché non vieni, che se ti viene in mente qualche idea, alla fine della presentazione ne parliamo. Guarda, è stata una cosa bellissima, perché avevo dato un'occhiata lì a Mileto, e in effetti se uno va da solo e vede solo i ruderi, no, dell'abbazia, rimane un po' deluso. Invece, siccome nel libro raccontava anche la storia dei Normanni, di Ruggero I, Ruggero II, eccetera, in effetti io quella sera mi sono visto questi personaggi: San Bruno, Ruggero II, la tomba di Ruggero I che è a Napoli, il grande disco di marmo della Trinità, e quindi è come se queste figure affiorassero dal terreno e si condensassero in un'unica stele, che io ho chiamato il guardiano della memoria, che ho immaginato che potesse essere anche molto interessante per chi va a visitare il parco, per capire l'importanza del periodo normanno, alcuni particolari, e quindi che diventasse anche una specie di didascalia per le scuole che vanno, ma anche per gli studiosi. Infatti è piaciuto molto, e in occasione della giornata FAI abbiamo presentato il modellino, che è circa 1,80 m. L'opera, in effetti, se si riesce a realizzare, salta circa 6-7 metri, quindi diventerà veramente un guardiano di quella zona archeologica, e anche un aspetto che dia interesse, no? Un ulteriore interesse, perché, ripeto, dal punto di vista storico è bellissimo, dal punto di vista dell'atmosfera che si prova anche. Però effettivamente manca un po' di materiale per collegare queste emozioni a qualcosa di attuale. Quindi l'inserimento anche di un'opera contemporanea, come si sta facendo anche a Pompei, nella Valle dei Templi di Agrigento, cioè dimostra che un'opera contemporanea può dialogare anche con un luogo antico.